Thank you, Justino. It brings back fond memories of studying Dante a good 35 years ago at the University of Toronto. So thank you for that. Our next speaker is also one of the founding members of Club Alanonga and has served in virtually every position on the board of directors. Mr. Yerulo's calm presence, his attention to detail, his fierce dedication to this club are legendary. Paolo Yerulo has non solo collaborato alla pubblicazione della Lomera, al dizionario malonghese italiano-inglese e anche al libro Malonga la Lomera, ma è anche spesso chiamato per la sua vasta conoscenza delle tradizioni storiche e culturali di Valle d'Aosta. Please join me in welcoming Paolo Yerulo. Grazie, signor Pesci. Se dopo mi premavo le mani, a me cosa mi premate? Grazie. Gentilissime signore, amici, ospiti d'onore, benvenuti a questo storico evento. Non c'era maniera più bella per festeggiare 50 anni di pubblicazione della Lomera che con un libro che parlasse la storia della nostra emigrazione. Questa opera è orgoglio per tutti i valleonghesi, di nascita, di discendenza e di adozione. È un vanto per noi soci del club, per il comitato direttivo e in modo particolare per il nostro presidente Antonio Bianchi, il quale anche in questa occasione ha dimostrato molto coraggio, grande volontà e leadership. Totò, il tuo trofeo più importante è l'affetto che hai per la nostra comunità e l'amore che la nostra comunità ha per te. Accetta questo grande e meritato applauso. Grazie. È anche doveroso ricordare coloro che non sono più con noi, i pionieri valleonghesi, i fondatori del club Valleonga Monserrato, con il primo presidente e direttore della Lomera, Bruno e Mesuma. Senza del loro impegno e passione noi non saremmo qui oggi a festeggiare questo avvenimento. Sono stati i loro sacrifici che hanno dato inizio alla pubblicazione di questo libro. Avranno vita in questa opera. Questo libro è per i nostri nipoti. Così quando un giorno saranno anche loro nonni, potranno dire ai loro figli e nipoti, questi erano i nostri nonni, i nostri antenati. Professor Bonucci, grazie per averci regalato questo capolavoro. La voglio assicurare che per me è stato un grande onore avere collaborato con lei alla pubblicazione del libro. Nelle mie possibilità ho fatto tanto, ma ho imparato di più. Grazie. Un grazie anche alla sua signora Rosa, sua moglie, che sicuramente, come mia moglie, avrà contribuito alla stesura di questa opera. Grazie a tutti voi e buona continuazione.
buona continuazione. Pleasure of introducing our next speaker, Nicola Pirone. Ora ho il piacere di presentarvi il nostro prossimo oratore, Nicola Pirone. Il signor Pirone è un giornalista del quotidiano del Sud e socio del club della Onda Monserrato di Toronto. Nel corso della sua carriera giornalistica, iniziata nel 2006, quando aveva 23 anni, si è occupato del territorio delle Valle dell'Angitola e soprattutto dell'immigrazione calabrese nel mondo, tanto che nel 2016 ha fondato la web TV dei calabresi nel mondo, Calabria TV, con la K, non con la C. Dal 2018 ricopre l'incarico di direttore della rivista di storia e antropologia, la Barbunata, e al suo attivo ha più di 9.000 articoli pubblicati. In più, il signor Pirone funge anche da coordinatore del progetto Capistrano Capitale della Cultura Italiana. Diamo un caloroso benvenuto al signor Pirone. Let's give a warm welcome to. Grazie a Vince, grazie a voi tutti che siete intervenuti e soprattutto a un capo Valerio Monserrato che ci delizia con queste iniziative culturali da un bel po' di anni. E sto contribuendo anch'io da due, nonostante io sia di San Nicola da Pisa, il paese vicino, però ci accomuna molto nella nostra cultura. Un ringraziamento particolare va a Totò, perché è un motore che senza di lui tante iniziative non potrebbero andare a buon fine, non potrebbero essere fatte. Io ho apprezzato molto il suo lavoro, continuo ad apprezzarlo, come del resto anche di altre comunità, di altri presidenti. Il Club Valle d'Onga si sta differenziando in questi ultimi anni nella cultura. La Lumera mi ha contribuito per una grossa parte, però altre iniziative sono state organizzate. Al club porto il saluto della Filità International di Filadelfia degli Stati Uniti e del chapter di Vico Valencia, della rivista e del Museo dell'Emigrazione e la Barbunata, fondate da Bruno Giustini. Le iniziative promosse sull'emigrazione, voglio citare quella del 2020, ultima iniziativa culturale che un'associazione calabrese nel mondo ha svolto prima del coronavirus. Ce l'abbiamo fatta con tanto sacrificio, con tanta paura, perché lo sapevamo quello che ci accadeva. Il tempo dell'amore e del viaggio dalla Calabria alle Americhe con la riscoperta del mondo. Pensate, questo progetto ideato da Totò, dal Club di Valle d'Onga e finanziato dalla Regione Calabria, è stato possibile svilupparlo in tre nazioni, Canada, Stati Uniti e Cuba. Abbiamo prodotto una ricerca sull'emigrazione della Valle dell'Angitola, che è il nostro territorio. Abbiamo parlato delle bellezze che ci sono all'interno delle nostre comunità. Questo è il prodotto finale, un libro scritto in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo. E con orgoglio lo possiamo affermare, questa ricerca è stata utilizzata dal 2020 ad oggi già in 3 tesi di laurea in Italia. Quindi c'è interesse verso la nostra emigrazione. Io risiedo a San Nicola, sono stato
stato emigrato in Canada, ho lavorato per la Nord Italia, però infatti mi sento cittadino cosmopolita, però l'emigrazione l'ho vissuta in prima persona, ne ho sentito raccontare e quindi per me è sempre un piacere. Di questa ricerca è stata inserita nel dossier presentato dal Comune di Capistrano per la candidatura a capitale della cultura italiana 2024, ha prodotto successivamente il Museo delle Migrazioni, San Nicola da Pisa, e il Club Valle Longa si è contraddistinto per essere entrato nel comitato degli editori vibonesi attraverso la Lumera per Vibo Capitale del Libro 2021. E grazie al Club Valle Longa passa ad essere conosciuta nel mondo e non rimane solo circoscritta alla nostra area della Valle del Longino. Purtroppo nei paesi ormai non ci sono più iniziative, ma noi speriamo di riprenderle con l'input che voi ci date. È vero, l'immigrazione ha svuotato i nostri paesi. Valle Longa è passata da 2.600 abitanti nel giro di un cinquantennio, meno di 50 anni, diciamo, a poco più di 700. Ma questo ci deve far riflettere per le politiche che purtroppo non hanno riguardato il meridione. Hanno svuotato interi paesi, intere zone, intere aree. E continua ad esserci questa emorragia che purtroppo non riusciamo a fermare. Qualche anno fa, negli anni 70, qualche decennio fa, la Cassa del Mezzogiorno pubblicava un'interessante statistica dove si evinceva che Valle Longa in percentuale era il paese con la più alta emigrazione nel mondo. San Nicola Valle era nei primi 10. Però cosa è successo? Gli emigranti arrivati in Canada si sono affermati, hanno contribuito ad aiutare il loro paese, non dimentichiamo che voi inviavate le rimesse, voi aiutavate le vostre famiglie, avete permesso di comprare dei terreni, di comprarsi una casa, avete permesso di festeggiare i santi, quindi la devozione popolare, la Madonna di Monserrato, la Madonna della Neve e altre. Questo è indice di attaccamento alla cultura. C'è una frase che mi raccontava Paolo qualche anno fa di Joe Pileggi, c'è tutta la pendina a Toronto, non è solo la pendina di Valle Longa, perché poi a Toronto grazie a Joe Pileggi sono arrivati pure quelli di San Nicola, perché la voce si era sparsa, Valle Longa è arrivata prima in Canada rispetto a San Nicola. Da qui è partito un grande esodo che ci ha coinvolto un pochino tutti, però c'era sempre quello spirito di solidarietà. Io sentendo parlare i miei parenti, tanto loro, i miei amici, mi raccontavano spesso che una volta arrivati qui, dove andavano da stare, dalla Valle Longa, adesso facendo l'ente locale con Paolo e Paolo mi hanno spiegato anche chi fosse, e questa è un'altra pagina di storia che ci accomuna. C'è stata tanta solidarietà tra voi, avete fondato un'associazione, siete andati avanti per più di 50 anni, questo è un onore perché ci sono dei club che chiudono dopo qualche anno, si vede che le basi non sono state forti, le vostre non sono state. Organizzate cultura, non organizzate le solite sagre che non servono a nulla, alla Calabria, se non solo ad arricchire chi organizza e a chi deve vendere dei prodotti. Questo non è guardare al territorio, ma guardare in pochi. La cultura invece guarda in molti. Quando voi organizzate un'iniziativa o con la Lumera stessa pubblicate, l'ultima era di 60 pagine, non era 80 pagine, tanto le pagine,
e ci mettete in tutti, tutti quanti partecipano. Questa è la bella comunità. La nuova immigrazione l'hanno raccontata, e c'è nel libro del professore Lucci, grazie al contributo particolare di Domenico Rizzo, e un ragazzo con il quale ho avuto il piacere di collaborare, che veramente fa tanto per la comunità di Valle d'Aosta in Calabria, ma anche per la comunità di Valle d'Aosta di altrove. Valle d'Aosta negli ultimi 20, grazie all'emigrazione, è salita agli onori della cronaca, perché lo scorso mese di agosto è venuto a trovarci, grazie all'impegno dell'attrice Eleonora Pieroni, un premio Oscar, doppio premio Oscar e Golden Globe, Nick Valle d'Aosta, originario proprio del vostro paese, ma cresciuto negli Stati Uniti. Non si riusciva a trovare dei documenti, ma si sa anche il motivo, anche se, posso dirlo ancora, nella digitalizzazione dei registri dell'ex ospedale di Castiglione Morelli abbiamo trovato dei pazienti che portavano questo nome, che erano proprio del paese. Ma di questo ne possiamo parlare un po' più avanti, perché su questa storia di nomi e cognomi ne abbiamo pagine intere scritte e vale la pena che siano raccontate. Per quanto riguarda la Lomera, dal punto di vista giornalistico, lo reputo un giornale che è un contenitore di memoria, che da oltre 50 anni ci permette di conoscere tutto ciò che ci ha riguardato per quanto riguarda l'immigrazione, ma anche per quanto riguarda il paese. Se noi abbiamo bisogno di trovare una notizia riguardante Valle d'Aosta, la prima cosa che facciamo è andiamo a sfogliare la Lomera. Quindi chi ha avuto l'idea 50 anni fa ci ha visto molto ma molto lungo. Continuarlo è difficile, io mi rendo conto, perché essendo del mestiere, essendo direttore di una rivista, è molto complicato reperire notizie, reperire gente di scrivere gli articoli, però Paolo fa un lavoro eccezionale. Non è facile, mi rendo conto, quindi io ti ringrazio, perché grazie ai tuoi articoli ne prendo spunto anche io quando devo pubblicare qualcosa di storico su Valle d'Aosta. Io dico che dell'immigrazione dobbiamo continuare a parlare, perché i nostri figli si sentono orgogliosi di quello che è stato fatto e di quello che ci sarà. La Lomera non si spegnerà, continuerà ancora a lungo, anche perché l'odio adesso non è come prima. Quindi lo possiamo utilizzare di più. Sul libro ne parlerà meglio il professore Bollucci, perché è lui che ne ha scritto, però mi preme ringraziare anche chi ha collaborato in questi ultimi mesi per traduzione, per riscrivere gli articoli delle prime edizioni della Lomera. Adesso saranno in formato digitale, quindi il Word, l'articolo in Word che prima non c'era, però quindi. Per questo vorrei ringraziare Carmelina Ielapi, Sergio Smith, Liliana Aviles, Antonio Parisi, Stuart Reminger, Milena Garcia, Salvatore Cosentino, le sorelle Carnovale di San Nicola, Davide Facciolo, il nostro Lorenzo Cosentino, la Libri Italia di Vico Valenzi, che ha stampato il libro, e Vito Ferro, che è qui con noi, Nicola Cina e poi Bruno Cavati, che ci ha permesso i collegamenti anche nella presentazione.
stazione di Valle d'Aosta. Speriamo di ritrovarci nuovamente a parlare delle vostre storie, delle vostre tradizioni, con un altro progetto, parlare della nostra cultura, della nostra immigrazione, perché questo ci fa stare bene per noi che viviamo in Calabria. Grazie Totò, grazie al Capo Valle d'Aosta, Vince e al Capo della Presidenza e con tutti i presenti. So before we get to our final speaker, I would be remiss if I introduce our dear friend, Councillor Mike Cole, who's here amongst us, a fervent supporter of the Rock. Mr. Cole, do you want to? Thank you. Michael's been a fervent supporter of our club for many years, a fixture in this champion. Causes of many initiatives, both at the local and provincial level. Allora. Va bene. Councillor Cole. Mike Cole, sì. Come forward, please. Okay, it is indeed an honor to present to you our next and final speaker, Antonio Gallucci, who was born in Vallelonga in 1955. Apart rather from being a prolific writer, he is a professor of history and philosophy who currently resides in Turin. Professor Gallucci's accomplishments and dedication to history, philosophy, and culture are impressive indeed. Among the many roles, he is the pedagogic instructor at the Center for Democratic Initiatives for Educators. He co-founded the Laboratory of New Information Technologies in 1984 and served as a regular contributor to the La Priola Documentation Center. Professor Gallucci collabora da decenni con associazioni di settori ed enti locali scrivendo sulle loro riviste articoli di critica didattica. Collabora anche con periodici come la Barconata e la Lomera scrivendo articoli di storia e attualità. Let us give a warm welcome to Professor Antonio Gallucci. Grazie a Vincenzo, anche se l'ha detto in inglese, Gallucci, no, Gullucci. Ma non c'è problema, lo sbagliano anche in Italia, quando vado da qualche parte a fare una domanda, scrivo Gullucci, e mi scrivono che lo cambiano, mettono Gallucci. Quindi, scherzo. Allora, intanto, buongiorno o buon pomeriggio, perché il tempo sta passando. Cercherò di essere breve per permettere poi a voi di farmi eventualmente delle domande se avete qualche curiosità o qualche cosa che volete chiedere. Quindi per me è un piacere essere qui, non vi conosco tutti personalmente, ma vi ho osservato intensamente mentre procedeva questa bella iniziativa e ho sentito di trovarmi di fronte alla storia, anche rispetto ai più giovani che sono la storia come futuro. Vedo nelle vostre rughe, nei vostri segni, nei vostri visi, no? I segni di una storia. Ognuno di noi è sempre dentro la sua storia, ma non sempre ne è consapevole. Ecco perché ogni tanto servono gli scrittori o gli storici, è quel punto critico, no? Servono per lasciare una traccia pubblica di questa nostra storia, l'immigrazione, se no rischierebbe di essere dimenticata. Dico nostra non soltanto perché me ne occupo come intellettuale, diciamo, ma perché io sono prima di tutto un figlio di emigranti. Mio padre, di
Simbari, io, mia madre di Vallelonga, sono emigrata a Torino nel 57. Là io sono vissuto e cresciuto, ma per fortuna ho avuto la possibilità di diventare un cittadino cosmopolita, come diceva Nicola prima, attraverso tutta una serie di prese di coscienza, di attività, di impegni, ma anche di riconquistare le mie origini, cercando di non chiudermi in un'identità. Ma in questo modo arriviamo al libro. C'era già un bisogno di storia che si esprimeva nelle passeggiate, che è già stato citato, dell'avvocato Bruno De Caria, che ha scritto il dizionario, che ha scritto anche una breve storia di Vallelonga, breve, ma in realtà breve non era, perché copriva un arco che andava da un'ipotetica fondazione fino agli inizi del Novecento. L'avvocato un giorno mi disse, Bruno, togliamo i titoli, Bruno un giorno mi disse, Tony, perché per gli amici il mio nome è più corto, Tony, no? Tony, devi continuare tu questa storia. Io ho detto, speriamo, non mi dispiacerebbe, visto che purtroppo per qualche misterioso motivo, fino al punto in cui ha scritto l'avvocato Bruno De Caria, il nostro amico Bruno De Caria, non c'era niente. C'era un importante album di fotografie e immagini di una storia curato da Don Vincenzo Barbieri, c'era la raccolta di preghiere Un popolo canta la sua fede, poi c'è stato il dizionario vallelonghese, italiano, inglese e il libro su Vallelonga e sui casali. Il rischio di perdere la memoria e quindi di non permettere ai nostri figli di guardare indietro per progettare il loro futuro era altissimo. Quindi c'era già questo bisogno di storia. Finché quasi tre, Paolo mi invitò a riflettere, no, sulla possibilità di fare qualcosa per i 50 anni della Lumea. Io rilanciai, ho detto, il solito articolo, ne ho scritti già tanti, no, facciamo qualche cosa di più pesante, di più importante, pesante come profondità, di più importante. Lui disse, per me va bene, adesso ne parlo con Totò. Totò ha subito detto sì, mi hanno telefonato, era più o meno vicino a Natale, professore, e questa è la cosa che per me è stata importantissima, professore, hai carta bianca, no? Fai quello che devi fare, controlla tutto, fai quello che bisogna fare, noi ti diamo tutto l'aiuto possibile e immaginabile. E così è stato. Quindi mi sono messo a leggere, prima a procurarmi tutti i numeri, non li avevo tutti, ho cercato di procurarmi tutti i numeri, anche qui sempre con il loro aiuto, l'aiuto di paesani, con le figlie di Bruno De Caria, ecco, ho recuperato i numeri e ho visto emergere, dopo averli letti tutti, me li sono riletti tutti, ho visto emergere negli articoli testimonianze e documenti con un contenuto molto prezioso. Un contenuto che necessitava solo di essere inserito in un paradigma storico, in un quadro teorico che ne valorizzasse quella ricchezza di informazioni, di racconti, di vite vissute, quel bisogno che si esprimeva di storia anche in quegli articoli. Il libro come è venuto fuori a questo punto? È venuto fuori come percorso che dal generale via via scende nel particolare, cioè dalle premesse che inquadrano, l'introduzione più la premessa, che inquadrano tutto il contenuto ricco che emergeva dagli articoli in forma qualche volta esplicita, qualche volta implicita, quindi si trattava di far emergere anche l'implicito, cioè renderlo esplicito. Le premesse, non spaventatevi, sono soltanto 22 pagine, naturalmente non di facile lettura, però si può fare. Poi c'è il corpo dell'analisi, dei contenuti, delle tematiche, delle problematiche che sono emerse da questi articoli. E qui siamo nel cuore, qui sono 96 pagine,
si leggono in modo abbastanza fluido, poi quello che consiglio è che quando qualche cosa non si capisce andate avanti lo stesso, cioè non state lì a fermarvi a pensare. Era una cosa che consigliavo sempre anche ai miei studenti, non studiate prima, subito, studiate dopo, cioè prima leggete, come dovete trovare il piacere di leggere, se non capite qualcosa andate avanti e dopo si ritorna insieme e si studia. E infine c'è la raccolta, la selezione degli articoli che sostanzialmente parlano della storia dell'immigrazione, questo mi ha fatto molto piacere, cioè avere la possibilità di costruire la storia dell'immigrazione, e non solo, ma anche di ciò che in qualche modo ruotava intorno, cioè il rapporto tra quelli che se ne erano andati, quelli che se ne erano, e quelli che erano rimasti. Quindi il rapporto dialettico, positivo e negativo, perché non è tutto positivo, ci sono anche quegli aspetti negativi, la dialettica è questa, dal positivo e dal negativo bisogna fare uno sforzo di superamento per andare avanti. E mi è dispiaciuto, non ho potuto farlo, perché sennò il libro non sarebbe stato di 500 pagine, ma di 1500 pagine, non aveva senso, no? Lasciare da parte poesie, riflessioni, fotografie, la vita del clero, tutto quello che in qualche modo arricchiva la Lumera, ma rischiava appunto di farmi andare fuori tema. Questi potrebbero essere i libri futuri, vita permettendo e anche sforzi diciamo, umani e finanziari permettendo. Vedremo il futuro cosa ci riserverà. Se siete dei lettori, diciamo, metodici, allora potete partire dalle premesse, passare all'analisi e arrivare alla raccolta. Questo sarebbe, diciamo, il metodo più piano, più lineare da seguire. Ma io lo so, non siamo tutti, nemmeno io sono un lettore metodico, no? E quindi penso a quelli che invece sono lettori istintivi. Il lettore istintivo è quello che salta qua e là, no? E normalmente in un libro così salta, va a vedere la raccolta degli articoli, sia nel primo caso che nel secondo caso si corre un rischio. Nel primo caso si corre il rischio di abbandonare la lettura, perché è già troppo difficile. Se si parte dalle premesse ci vuole troppo tempo. Se si parte dal fondo però c'è il rischio di perdersi nel dettaglio, nel particolare, e non vedere mai il quadro. Allora vi do un consiglio, se non siete lettori metodici ma tendete ad essere lettori istintivi, di diventare lettori tematici, cioè partite dal cuore del libro, che è rappresentato dal terzo, dal quarto e dal quinto capitolo. Cominciate da lì, poi se volete entrate nel quadro generale dell'introduzione e delle premesse e dopo vi potete divertire a... Mi hanno messo la musica di sottofondo. Il matrimonio, è peggio, giusto, la vita è anche quella. E dopo vi potete divertire a leggere, no? Vari articoli, eccetera. Vi faccio un esempio di alcune tematiche che sono emerse, ce ne sono più di queste tre che di cui adesso vi farò un esempio, ma lo faccio soltanto per incuriosirvi, anche se il libro l'avete già comprato. Una questione fondamentale è andare oltre al modo di dire che sembra semplice, ma non lo è affatto, dice. Manca il lavoro, ce ne siamo andati perché manca il lavoro. Ma manca il lavoro, cosa significa in realtà? Cos'è, per destino, per volere di qualche fato, di qualche volontà divina? Cosa dire manca il lavoro? La domanda vera non è manca il lavoro, la domanda vera è chi comanda il lavoro? E allora lì forse si capisce perché uno è stato costretto ad andarsene, anche se non se ne è reso conto in quel momento. Non vi dico altro perché così, l'ho detto, sono soltanto delle curiosità che voglio in qualche modo, no, instillare in voi. Un'altra tematica molto importante che mi ha fatto piacere proprio scoprire, no? È
quale è stata la debolezza, ma soprattutto la forza del migrante. Di questo, della forza, vi dico qualcosa poi velocemente alla fine. Ma la cosa interessante che è emerso dalla lettura degli articoli è che dal 50, cioè dal dopoguerra, quando è iniziato il grande esodo, e Vallelonga nel giro di 10 anni è passata da quasi 2.700 abitanti a 1.000 appena abitanti, no? E che finché siete stati migranti avete avuto una forza, che dopo vi dico. Le cose cambiano alla fine degli anni 80. Da cosa si segnala questa differenza? Fino al 1987 non c'è una volta scritto in modo chiaro la parola identità. In nessun articolo, ma c'è invece scritto in maniera forte, significativa, la parola riconoscimento, cioè riconoscimento della propria espressione di vita, della propria esistenza come persona, il che portava l'emigrante ad esprimere quei valori che vi dico alla fine di questo mio intervento. Dopo il 1985 la rivista cambia, gli articoli cambiano, la parola identità è il contrario di quello che voi rappresentate, di quello che noi rappresentiamo, cioè una comunità. Quindi la parola identità va presa con molta, molta, molta cautela. Se invece interpretate la parola identità come la propria ricchezza culturale, che deve essere scambiata, no? Deve essere in qualche modo intrecciata all'esperienza culturale e di vita degli altri, allora va bene, usatela. Altrimenti vi consiglio di dire appunto riconoscimento e non identità. Il riconoscimento presuppone sempre che un altro ti riconosca. L'identità interpretata come questa specie di nucleo, no? Fantomatico che esisterebbe dentro di noi in non si sa quale punto, rischia di staccarci dagli altri, di dire io sono io e gli altri non sono nessuno. Infatti la questione si è presentata quando, per fortuna, da emigranti siamo diventati ex emigranti. Questa fortuna nasconde, come ho detto, anche però delle insidie, dei controvalori. Ma poi ci sono altre cose, il simbolo dell'albero che c'è in copertina, 1975, un fulmine colpisce la grande quercia che era il simbolo, diciamo così, della piazza in cui si riunivano i vallelonghesi, ed era il luogo anche da cui sono partiti gli emigranti. Era il luogo in cui c'era l'espressione anche politica, cioè si mettevano i manifesti durante i dibattiti elettorali, c'erano i comizi, eccetera. Nel 1975 un fulmine abbatte quest'altro. Quando ho trovato l'articolo che parlava di questo evento, sono rimasto fulminato dal fatto che il 1975, secondo una linea storica che io condivido, è finito l'epoca. L'epoca del grande boom economico, quello che dagli anni 50 fino più o meno agli inizi degli anni 70 ha caratterizzato non solo l'Italia, l'emigrazione fa parte degli aspetti dialettici anche del boom economico, ma anche molti paesi europei, tra cui appunto il Canada, gli Stati Uniti, l'Europa, la Germania, insomma è stato un periodo storico che è definito anche degli anni d'oro, proprio per il boom economico. Quindi mi è sembrato significativo mettere in copertina queste immagini, come fine di un'epoca, inizio di un'altra epoca. Tant'è vero che 10 anni dopo si comincia a parlare di identità. Concludo questo mio breve intervento, aspettando le vostre domande, dicendo, in estrema sintesi, qual è il valore che ha espresso il migrante? Il migrante afferma la sua esistenza come persona, rompendo l'isolamento come individuo, nel momento in cui cerca di costituire c'è ciò che è comune a tutti, non soltanto ai paesani, a tutti. Purtroppo il problema
oggi si ripropone con nuova drammaticità. Ho aggiornato, sono stato costretto dalla storia ad aggiornare il capitolo dell'emigrazione. Non stiamo parlando soltanto di una cosa che è avvenuta, stiamo parlando di una cosa che è ripresa in modo drammatico ed eccezionale dal punto di vista della quantità dei giovani che stanno andando via di nuovo dalla Calabria e da Valle Longa, per un modo significativo sul finire degli anni 90, cioè negli ultimi 20 anni. Il capitolo quinto fa un aggiornamento appunto di questo fenomeno che non è vecchio perché è stato superato, ma che si ripropone. E allora il messaggio diventa: cerchiamo di non dimenticare quello che siamo stati. Grazie. Nicola Perol, giornalista, la vicinanza e l'operosità verso le comunità calabresi italiane all'estero hanno permesso anche alla nostra associazione di farsi conoscere nel mondo, il nostro riconoscimento per il lavoro svolto nel tempo. Questo è un altro collaboratore in Italia, Domenico Rizzo, che ovviamente
Al Domenico Rizzo, instancabile collaboratore per ponte tra Vallelonga e il resto del mondo, con la semplicità e dedizione ricongiunge le varie anime della comunità, un grazie per supporto, vicinanza e costanza. Io adesso siamo qui per i vostri studi, ma prima di questo qui volevo dirvi che io non ho parte perché non ne ho voluto, perché hanno insistito che devo avere pure io un problema, io non ho mai avuto niente come premio di questo di quell'altro, io ci ho detto via quello quando vedo uno che mi sorride, che mi saluta, che mi vuole bene. Questo qui è il più grande problema che ho. Quindi, la nostra gente non è tutti i giorni che Gabriele, il titolare, il donore del Biorco, va a spendere tempo con noi. Lui sta tutti i giorni qui con noi per rispetto del corpo all'ombra e noi ne siamo grati a lui e per questo è stato. E ci deve essere di Vallelonga e saremo servizi di un'amministrazione. Grazie a te. Le ragazze, Maria, adesso le facciamo senza capire che faccia, andiamo davanti a lei.
Grazie a tutti e speriamo di vederci presto.